Nei giorni scorsi il Comitato Oresta, voluto dall'Unione degli Studenti del Vallo di Diano e che comprende 50 tra associazioni, comitati e persone fisiche per la tutela del territorio, aveva chiesto lumi sulla cabina di regia antimafia e criminalità organizzate che è in fase di progettazione in comunità montana nel Vallo di Diano. Durante la conferenza dei sindaci a Padula, l'assessore dell'ente, Antonio Pagliarulo, che si sta occupando della questione, ha ragguagliato sul progresso delle iniziative che i sindaci stanno predisponendo in tema della difesa dell'ambiente. Ascoltiamo le sue parole. Stiamo portando avanti la costituzione della cabina di regia, così già come deliberata dal Consiglio comunitario. A brevissimo verranno individuati, diciamo, i sindaci o i loro delegati che costituiranno appunto dal punto di vista istituzionale la cabina di regia, per poi dar vita immediatamente dopo all'osservatorio in cui verranno coinvolti tutti gli attori locali per, diciamo, appunto per la discussione successiva sulla tutela e salvaguardia dell'ambiente. Quindi attenzione massima e apertura che c'è sempre stata alle associazioni e alla popolazione. Sì, assolutamente, ordini professionali, ma soprattutto le associazioni che in questo periodo abbiamo visto molto attente proprio per la tutela di questo territorio e per la salvaguardia della salute, diciamo, dei suoi abitanti.